17 marzo 2011, 150 anni dall'Unità d'Italia. Lo stesso giorno e lo stesso mese dell'anno 1861, il nuovo Parlamento dell'Italia ormai unita proclamava Re d'Italia Vittorio Emanuele II. Siamo in compagnia del senatore Emanuele Macaluso, scrittore, giornalista, politico, intellettuale, al quale chiediamo, senatore, che cosa è cambiato da allora, da questo evento storico? Beh, sono cambiate moltissime cose. Ecco, io la prima cosa che mi viene in mente è questa, che in definitiva, per quel che mi riguarda anche personalmente, per come io ho vissuto questa vicenda dell'unità nazionale, che dopo la guerra nel 1943 in Sicilia, si propose un forte movimento separatista, un movimento separatista che tendeva proprio a separare la Sicilia dall'Italia. La Sicilia visse una vicenda di divisione dall'Italia, perché ci fu un governo che si chiamava il governo dell'Amigot, cioè un governo degli alleati, ci fu una moneta. La moneta oggi nessuno lo ricorda, che si chiamava una moneta dell'Amigot, e ci fu quindi una vicenda politica tutta incentrata sul separatismo e sulla lotta al separatismo. Dopo, in quel periodo, ci furono quasi delle insurrezioni di giovani che non volevano andare più partire alla guerra quando si ricostituì il governo nazionale. Ci furono delle repressioni molto, molto pesanti. A Ragusa si proclamarono la Repubblica di Comiso e ci fu uno scontro con le forze dello Stato, con i soldati. Quindi noi abbiamo avuto una vicenda, diciamo così, in Sicilia molto particolare, molto particolare. E questa ricomposizione dell'unità nazionale, in definitiva, si è avuta da un canto grazie al forte movimento dei contadini, che con un decreto Gullo, col decreto di un governo nazionale, del primo governo nazionale che si costituì nel 1944, noi abbiamo avuto questi contadini che erano stati considerati sempre fuori dall'unità nazionale, che in definitiva avevano conosciuto lo Stato, come si diceva, perché li chiamava in guerra a fare i fanti o per le tasse, per le imposte. Questa era l'unità nazionale. Per la prima volta videro la possibilità di un riscatto, quindi ci furono grandi lotte, si riorganizzarono i partiti nazionali e quindi l'unità nazionale ripiglia grazie alla formazione dei grandi partiti nazionali, del Partito della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Partito Socialista, anche dei partiti minori che avendo questo ruolo nazionale ridiedero all'Italia intanto un prestigio nuovo, una nuova unità, ma diedero questo senso di appartenenza alla nazione. Io penso che questo è stato il secondo risorgimento: da un canto la resistenza, dall'altro questa compartecipazione, che è stata il secondo risorgimento che ha riunificato il paese. Oggi il panorama è cambiato. Ma gli italiani di oggi e quelli dell'immediato futuro riusciranno a conservare questa unità nazionale conquistata veramente a fatica? No, guardi, io penso che la debolezza dello Stato italiano è stato appunto ricostituito 150 anni fa,
non è la Francia, non è l'Inghilterra, non è la Germania, quindi noi abbiamo una fragilità dello Stato anche per ragioni, diciamo così, politiche che qui sarebbe lungo elencare. E come ho detto, l'unità nazionale si è fatta, si è ricostituita molto, molto forte con la resistenza e con la formazione dei grandi partiti nazionali, con la compartecipazione finalmente anche del Mezzogiorno, della Sicilia. Beh, oggi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la crisi della politica, la crisi della politica nazionale, la crisi dei partiti nazionali, che si apre negli primi anni 90, nasce un nuovo separatismo, non più il separatismo della Sicilia, ma un separatismo nordico, delle zone più ricche, più forti, e quindi nasce il leghismo. Ricordiamoci che la Lega, no, non è vero che la crisi italiana nasce con Tangentopoli, come si dice, nel 92, nelle elezioni del 92, la Lega porta già 80 parlamentari tra deputati e senatori, vuol dire che il fenomeno di separazione, diciamo così, di una parte del paese comincia già allora ed è andato avanti perché la formazione di un governo che io considero un governo nordista, quello di Berlusconi con la Lega, questo governo nordista ha accentuato, diciamo così, questa separazione del nord dal Mezzogiorno, e oggi il Mezzogiorno è sempre più emarginato. Io userei una frase che può sembrare anche pesante, ma io la considero vera, e cioè che oggi abbiamo una separazione di fatto nell'economia, nell'organizzazione della società, una tendenza, diciamo così, alla rottura proprio dell'unità nazionale, forme di razzismo. Quindi la reazione è stata debole, ecco, la reazione è stata debole perché non ci sono più grandi partiti nazionali, la reazione nel Mezzogiorno in Sicilia è stata debole rispetto a questa tendenza che è stata, ripeto, molto governata anche dal governo nazionale. La politica di oggi è molto cambiata. A destra c'è una coalizione il cui leader tra guai giudiziari, moralità discutibile, conflitto di interesse si barcamena per portare avanti questa barca che, a detta di molti, fa acqua da tutte le parti. Ma a sinistra che cosa sta succedendo? Manca un leader in cui identificarsi? Beh, guardi, io penso che è appunto la crisi politica che si è aperta nel 92-94, con la fine del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, non si è ricomposta, non perché dovessero rinascere gli stessi partiti, ma siccome la democrazia senza partiti non esiste, la democrazia e i partiti sono, se non ci sono partiti non c'è democrazia, però non si sono più ricostituiti i grandi partiti. Si sono costituite delle coalizioni, perché il partito di Berlusconi è un insieme di gruppi, di gruppetti, di ex socialisti, ex democristiani, ex fascisti, tutti insieme. Ora si sono anche spaccati, appunto perché non era un insieme. Poi la coalizione con la Lega, quindi questo è più un insieme di interessi, di gruppi, di forze. A sinistra non c'è la stessa cosa, ma anche a sinistra non c'è un grande partito nazionale, perché c'è il partito, ora ha fatto il Partito Democratico, io non ho aderito al Partito Democratico per un motivo, non per un motivo ideologico, diciamo, ma perché io penso che La storia ha un peso nella vita politica. E la storia, in Italia c'è stata la storia del Partito Comunista, del Partito Socialista, della sinistra, che è una storia da
reinterpretare, a mio avviso, e da riproporre in termini moderni, in termini come il socialismo europeo, in termini che guardi all'Europa. La Democrazia Cristiana era un grande partito. Il movimento cattolico, i cattolici democratici, hanno una storia, c'è niente da fare. Quindi l'avere messo insieme a freddo i due gruppi non funziona perché hanno, diciamo così, non c'è una base politico-culturale comune. E quindi l'Italia oggi, ecco, questa è la mia. L'Italia oggi non ha un governo degno di questo nome, perché è presieduto da un uomo che ha un conflitto di interesse ed è un uomo squalificato in tutta l'Europa, in tutto il mondo, ma non ha nemmeno un'opposizione. È un'opposizione che governi anche dall'opposizione. È un paese, ecco, che non ha né un governo né un'opposizione adeguati. È un paese che rischia, e non è un caso quindi che l'Italia oggi, su tutta una serie di parametri, è l'ultimo paese europeo. PCI e PSI non esistono più, ma i comunisti e i socialisti dove sono andati a finire e quali sono le nuove ragioni del socialismo, anche per riprendere il nome della rivista che lei ha fondato nel 1996? Ma io penso che le nuove ragioni del socialismo sono quelle che abbiamo in Europa. In Europa ci sono i grandi partiti socialisti, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, sono stati negli anni scorsi, c'erano 15 governi in Europa, tutti diretti ai socialisti, ora sono andati all'opposizione. Giorni fa ho visto che il partito socialista socialdemocratico tedesco sta andando nuovamente in avanti, va indietro la Merkel e il suo partito. Ad Amburgo, che è la seconda città, il partito socialdemocratico ha vinto col 46%, c'è una ripresa dei socialisti in Inghilterra, in Francia competeranno con Sarkozy. E sono partiti che hanno rinnovato la loro cultura, la loro politica, i loro programmi. E io non vedo perché in Italia, il solo paese europeo, il solo, non ce n'è un altro, la Spagna, la Grecia, tutti hanno un partito socialista, socialdemocratico, laburista. In Italia, io penso, per questo ho fatto la rivista nel 96, ho fatto una rivista di fronte alla crisi del Partito Comunista, del Partito Socialista. Io penso che tutta la sinistra dovrebbe ricondurre le sue posizioni anche culturali, politiche, a quella che è la storia della sinistra italiana, collocata oggi nell'Europa e quindi anche nel Partito Socialista Europeo. Questa è la prospettiva che io mi auguro possa venire rapidamente in campo nel nostro paese. E l'assenza di un partito come Rifondazione Comunista, quanto ha pesato a livello della politica italiana? Guardi, io penso che la nascita della Rifondazione Comunista è stato un errore. È un errore perché non si può, mentre il comunismo, così come era stato conosciuto, con i suoi limiti, i suoi difetti, con tutte le sue, era ormai finito, diciamo così, quella storia. Fare partiti comunisti col 2, col 3, non è sensato, così come anche partiti socialisti di 2%. Un partito di sinistra o è un partito di popolo, e quindi che abbia cos'è una parte importante del popolo, e quindi che abbia il 20, il 30, il 40%, come è stato storicamente e com'è in tutto il mondo, o non è un partito, allora è un circolo. Circolo di Rifondazione Comunista, circolo culturale, certo, ma un partito della sinistra è tale se è un partito di popolo, se c'è il popolo, una parte del popolo che lo segue. Quindi io penso che sia stato un errore e vorrei appunto che questo ripensamento avvenga in tutta l'area, diciamo così, che ha della sinistra,
per fare un grande partito della sinistra, che poi sia lei, si può alleare con i cattolici democratici, si può alleare con altre forze, con forze popolari, ma l'asse alternativo ai partiti conservatori in tutta l'Europa è il Partito Socialista. In Francia, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, ovunque ci sono due partiti. L'alternativa alla conservazione, alla reazione è il socialismo europeo. Lei è originario di Caltanissetta, anche se vive e opera a Roma, quindi anche lei ha a cuore le sorti della nostra Sicilia. Sicilia che sta vivendo un periodo economico di forte stallo, di forte crisi economica, dovuta anche ad una burocrazia molto lenta. Ma guardi, io vedo che purtroppo l'autonomia siciliana è entrata a mio avviso dagli anni 60 in crisi e si è burocratizzata. Io sono stato deputato regionale negli anni 50, dal 51 al 1962, sono stato 12 anni deputato quando dirigevo prima la CGIL e poi il Partito Comunista. I funzionari, gli impiegati della regione erano 5.000 e funzionava qualcosa. Ora sono, non si sa nemmeno quanti sono, ho sentito dallo stesso Presidente della Regione, sono più di 60.000. Cioè c'è contemporaneamente è cresciuta la burocrazia nelle province, nei comuni, eccetera. C'è stato un processo di burocratizzazione che è il contrario di quello che è necessario a uno sviluppo economico, industriale, turistico, agricolo, eccetera, di modernizzazione, perché la burocrazia per vivere vive dentro se stessa, si riproduce e gli interessi sono sempre quelli della grossa burocrazia, quindi il problema è molto grave, molto serio. Io ho sempre detto che l'unica vera riforma, siccome si parla sempre di riforma, l'unica vera riforma è da fare in Sicilia è la riforma della regione, perché così com'è la regione non risponde più agli interessi dei siciliani, risponde a modesti interessi burocratici di gruppi di potere e quindi legati poi al sistema mafioso, che è sempre legato alla spesa pubblica, e quindi questa è la questione essenziale. E non c'è niente da fare fino a quando non si mette mano a una riforma che tagli questi interessi e rimetta al centro gli interessi dei siciliani, degli imprenditori, dei lavoratori, degli artigiani, dei piccoli produttori, dei giovani che vogliono creare un avvenire, della scuola, della ricerca, eccetera. Fino a quando non ci sarà questo, io penso che la Sicilia, se non fa questa rivoluzione autonomistica, è destinata ancora a una decadenza. Considerate le sue innumerevoli esperienze come politico, come giornalista, scrittore, intellettuale, qual è il messaggio di speranza che vuole lanciare ai tanti giovani di questa generazione che alcuni considerano una generazione senza futuro? Ecco, io ai giovani direi una cosa oggi. Fate politica. Non è vero, badate, che più la politica si allontana, più gli interessi personali, di gruppi, di cricche, di mafie, prevalgono. Io dico la politica nel senso bello, grande della parola, nel senso ideale, dei valori, della cultura, dei programmi, degli interessi. Se non la fanno i giovani che vogliono progredire, vogliono vedere la loro terra progredita, la faranno gli altri, perché la politica si fa l'amministrazione, i governi si fanno. Quindi o la fanno la politica quelli che hanno, diciamo così, interessi generali, o la fanno interessi particolari. Quindi se i giovani si allontanano dalla politica,
i vecchi marpioni faranno sempre loro la politica, quindi la cosa essenziale è questo impegno. Ecco, l'impegno io ho vissuto durante il fascismo, ho aderito alla clandestinità, alla lotta contro il fascismo insieme a Leonardo Sciascia, insieme ad altri giovani, allora avevamo 17-18 anni e l'idea nostra era che la Sicilia poteva cambiare con la libertà, con la libertà, con la politica, quindi libertà e politica. Oggi sembra invece il contrario, che fare politica la debbono fare i marpioni, perché se non la fanno i marpioni la politica non si fa. E lei appunto è stato amico di questo grande intellettuale Leonardo Sciascia, a cui ha dedicato il suo ultimo libro, Leonardo Sciascia e i comunisti. E a proposito di questo libro lei scrive: Leonardo Sciascia contraddisse e si contraddisse, dunque questo suo stare nel PCI, questo disistimarlo. Ma lui stesso disse che contraddisse e si contraddì, quasi che lo volesse messo nella sua lapide, perché fu un uomo che contraddì profondamente, perché la sua lotta, la sua battaglia fatta non solo con i libri, ma anche con i saggi, anche con gli articoli, con i giornali, eccetera, fu una lotta per contraddire la situazione e la condizione della Sicilia, e la condizione dell'Italia, e la condizione anche del mondo, perché lui è stato... Si contraddì perché molte volte lui stesso tornò su posizione che considerò poi sbagliata, insomma, ecco. Il rapporto col Partito Comunista, come nell'intervista alla Padovani, a Marcel Padovani, dice, ed era il periodo in cui si era distaccato dal Partito Comunista, perché era già il 78, lui dice: io nei confronti del Partito Comunista ho avuto lo stesso rapporto che con la Sicilia, di amore e di odio. Questa è la contraddizione, di amore e di odio, nel senso che lui aveva, non si è iscritto mai al Partito Comunista, ma combatté tante battaglie col Partito Comunista nel periodo fascista, come io ho descritto nel mio libro, successivamente, ma contraddì il modo come il Partito Comunista faceva politica, lo criticò molto, molto aspramente. Fu candidato del Partito Comunista nel 75 al Consiglio Comunale di Palermo, ma poi si dimise e fece una polemica col Partito Comunista. Perché? Perché, guardi, Leonardo Sciascia è stato un grande intellettuale, un grande scrittore, ed è stato quello, ecco, su questo bisogna stare attenti, che ha dato il via con i suoi libri, soprattutto col primo grande romanzo che lui fece, Il giorno della civetta, disse che cosa era la mafia e lo fece conoscere in tutto il mondo. Il giorno della civetta è stato pubblicato in tutti i paesi del mondo. Sono state stampate più di 1 milione di copie in tutto il mondo di questo libro, e disse al mondo che cosa era la mafia nel momento in cui nessuno scriveva la parola mafia nei giornali, tranne l'Unità, tranne l'Avanti, tranne qualche giornale. E il cardinale Ruffini si affacciò negli anni 50 per dire che chi parlava di mafia diffamava la Sicilia. Quindi Leonardo Sciascia è stato quello che ha più di ogni altro capito che la battaglia per la giustizia è la battaglia fondamentale. Poi la politica l'ha interpretata come un intellettuale. Lui non era un uomo politico, non faceva, era un intellettuale, come gli intellettuali molte volte, qui questo ha avuto anche polemiche con me, quando si fece l'operazione Milazzo, perché lui non capiva il problema dei compromessi politici, delle ragioni, delle alleanze, perché lui considerava la Democrazia Cristiana allora intrecciata con la mafia come il potere da combattere sempre in ogni momento, in ogni occasione, e quindi ogni tentativo
di allearsi anche con un pezzo, come fece l'operazione Meazza, con un pezzo della Democrazia Cristiana, non era visibile, possibile. Lui vedeva nel Partito Comunista un nucleo di fuoco, diciamo così, contro il potere. Nel momento in cui questo nucleo di fuoco faceva un'operazione di governo, lui non ci stava. E però, ecco, io penso che sia stata una grande coscienza che ci ha fatto anche riflettere. Abbiamo avuto polemiche, discussioni, però Leonardo Sciascia è stata non solo una grande mente, un grande scrittore, ma una grande coscienza della Sicilia e del paese. E devo dire che a me mi manca molto. Dal 1982 lei è un giornalista professionista. Che giudizio dà del giornalismo italiano di oggi? C'è abbastanza libertà di stampa e soprattutto il precariato che dilaga nel mondo giornalistico, quanto frena la libertà di pensiero? Guardi, io penso che oggi si va sempre più limitando, questa è la mia preoccupazione, la dimensione della libertà e della battaglia per la libertà nei giornali, la battaglia per la libertà nei giornali. Poi c'è stato un mutamento profondo, se pensiamo a che cosa è oggi il giornale online, quindi c'è tutto un giornalismo nuovo che non ha avuto mai rapporto nemmeno con la carta stampata, che sono forme nuove di giornalismo che c'è in tutto il mondo. Ci sono ormai grandi agenzie giornalistiche che forniscono servizi su tutto, quindi il mestiere è cambiato a scapito molto della qualità, però magari. Però il problema, io penso che il problema è che deve restare fermo, è l'indipendenza, l'autonomia, la libertà, la professionalità. Ecco, l'indipendenza, la libertà, l'autonomia e la professionalità. E bisogna dare ai giovani, ecco, io penso che bisogna dare ai giovani spazio per poterlo esercitare. Le forme di precariato sono molto oggi legate a queste forme nuove e a questi collegamenti tra la carta stampata e l'online. Quindi noi abbiamo tutta una serie di strutture in cui il precariato è diventato quasi la parte essenziale di alcune pubblicazioni, di alcuni giornali. Quindi io penso però che in ogni caso e in ogni momento questi elementi che dicevo io sono essenziali, quindi io ai giovani che intraprendono l'attività dei giornali raccomando sempre questo: siate voi stessi, siate autonomi, fate delle battaglie anche nelle redazioni. La cosa peggiore in un giornalista è quella di mettersi al servizio di qualcosa. L'autonomia, l'indipendenza è la cosa essenziale, se la mantengono io credo che avranno un avvenire. La ringraziamo per averci concesso questa intervista, soprattutto in occasione di un evento così importante per l'Italia, quale è appunto l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Grazie a voi e buon lavoro.